Amici sportivi, buonasera e benvenuti all'appuntamento calcistico dilettantistico della nostra emittente. Avete visto nuova grafica per quanto riguarda la trasmissione che chiaramente adesso ha un nome diverso, si chiama 91esimo minuto e da oggi naturalmente fino al termine chiaramente della stagione si chiamerà così. Per cui parleremo ovviamente oltre il 90esimo, significa che ci sarà da parlare moltissimo per quanto riguarda oggi quello che è successo nel campionato dilettanti, a iniziare naturalmente dalla Serie D. Parleremo di eccellenza, promozione prima e seconda categoria. Prima parte della trasmissione, con me in studio il collega Meglio Cimini, commenteremo con Buonasera. lui per quello che riguarda proprio i campionati dall'eccellenza fino alla seconda categoria. Poi nella seconda parte della trasmissione interverrà Riccardo Valentini che vi parlerà del campionato di Serie D. Ma andiamo con ordine, parliamo ovviamente di campionato di eccellenza, una giornata negativa ieri per le formazioni del nostro comprensorio, due sconfitte naturalmente per il Ladispoli e per il Tarquinia. Ovviamente si ferma il momento magico della squadra appunto di Graniero, continua invece il momento negativo per la formazione viterbese. Prego la regia di mandare in sovraimpressione ovviamente la schermata dei risultati, li vediamo insieme: Albalonga Real Morandi 3-2, Monterotondo Villanova 1-0, Corneto Tarquinia Nova Santa Maria delle Mole 0-1, Fontenuova Caninese 1-0, Ladispoli Guidonia 1-2, Monteceglio Fregene 1-1, Montefiascone Real Pomezia 0-1, Pisognano Rieti 2-1, Real Monterosi Cecchina 2-1. Guardiamo quindi la classifica che vede in testa la Nuova Santa Maria delle Mole che ha 24 punti, Real Pomezia 23, Albalonga 22, Fontenuova, Rieti e Monteceglio 21, Ladispoli 20, Fregene e Villanova 19, Pisognano 18, Monterotondo e Real Monterosi 16, Caninese 14, Corneto Tarquinia Montefiascone 12, Guidonia 10, Real Morandi 4, chiude Cecchina con 3 punti. Allora meglio, stiamo su questa classifica, guardiamo un po' quello che succede soprattutto nella seconda parte proprio della classifica, nell'altra pagina ovviamente. E ci sono le squadre, diciamo, che rischiano seriamente. Forse, diciamo che anche il Pisognano, che ha 18 punti, è invischiato nella lotta per i play-out, perché credo che, se non vado errato, proprio le ultime 6 posizioni, dalla Carinese fino al Cecchina, sono 14 punti, 4 in più ne ha il Pisognano. E diciamo che sembrerebbe in questo momento fuori proprio la Dispoli, ma purtroppo rimane proprio invischiata in questa lotta la stessa formazione viterbese. Sì, sicuramente per quanto riguarda la zona bassa di classifica, da 18, come dicevi te, del Pisoniano, dei 18 punti del Pisoniano in giù, sono tutte squadre che sono impelagate appunto nella zona minata della classifica. Ecco, come dicevi, il Corneto d'Arquinia sta attraversando un momento abbastanza delicato, anche ieri. È in corso in questa sconfitta casalinga contro però la capolista Nova Santa Maria delle Mole, ma è un risultato che condanna la formazione di Ciro Granato a una sconfitta forse immeritata, tanto che la formazione che ora è proprio in testa alla classifica, cioè la Santa Maria delle Mole, ha realizzato il gol della vittoria proprio in extremis al 43esimo del secondo tempo con il suo bomber Petrangeli. È una sconfitta che fa male, e con il Corneto d'Arquinia che si trova veramente adesso in brutte acque, però chiaramente c'è tutto il tempo per migliorare e per uscire fuori da questa situazione difficile. Ovviamente sì, non naviga sicuramente meglio in queste acque la Caninese, che ha 2 punti in più proprio del Tarquinia, e anch'essa dopo una partenza abbastanza positiva, diciamo, di campionato, adesso anche lei si sta adagiando un pochettino su questa situazione non positiva. Sì, la Caninese ha perso sul campo del Fontenuova, anche la Caninese di Riccardo Spreduto ha subito un gol nelle fasi finali della partita, ed ora anche lei, che ha appena 2 punti in più del Corneto d'Arquinia, deve lottare
strenuamente per cercare di uscire da questa situazione. Bene, parliamo allora della Dispoli. Intanto prego la regia di effettuare questo collegamento telefonico con il direttore sportivo della Dispolinista, che ci parlerà naturalmente della partita. Noi intanto facciamo un po' un commento a quello che è la Dispoli in questo turno, meglio, ma soprattutto in questo girone. Ecco, diciamo, questa sconfitta casalinga limita momentaneamente l'opportunità di questa squadra. Che poteva ambire sicuramente la prima posizione qualora avesse vinto questo incontro. Beh, certo, è stata una sconfitta abbastanza sorprendente questa della Dispoli, una sconfitta rimediata contro una formazione, il Guidonia, che naviga nelle zone di bassa classifica, tuttora è terz'ultimo questa formazione, e quindi è una sconfitta veramente inaspettata. Però dalle cronache, da quanto sappiamo, è stata una giornata veramente negativa per la formazione di Graniero, che non ha certamente disputato una delle sue migliori partite. È andata subito sotto nel punteggio, poi il Guidonia ha anche raddoppiato sempre in primo tempo, poi nella ripresa non è bastata la rete si è realizzata di testa da Palmisani per evitare la sconfitta. E chiediamo allora il perché di questa battuta di arresto al direttore sportivo della Dispolinista, che è in collegamento con noi. Buonasera, Nista. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, la scorsa settimana ci siamo, diciamo così, tra virgolette, sperticati poi in elogi nei confronti di questa formazione che sta facendo un grosso campionato e purtroppo nell'arco proprio di 7 giorni dobbiamo un attimo rivedere la situazione perché c'è stata questa battuta di arresto in casa. Ecco, tu hai assistito all'incontro, puoi raccontarci naturalmente, al di là di quello che dicono le cronache dei giornali, come sono andate effettivamente le cose e perché è successo questo? È una sconfitta che ci può stare, noi una squadra giovane, ieri è stata una partita dove hanno giocato un po' tutti sottotono rispetto a quelle che sono state le prestazioni fino ad oggi. Nonostante questo, sullo 0-0 c'è stata un'occasione clamorosa di Bacchi, quasi un rigore con palla in movimento, azione veramente clamorosa. Poi dopo abbiamo preso 2 gol su palle inattive, su un calcio di punizione e su un calcio d'angolo. Niente. Ci sta, ripeto, dopo tante belle prestazioni, ieri una prestazione sottotono, speriamo di farci presto. Senta Nista, l'assenza di Castelletti, che ormai si protrae da lungo tempo, può in qualche modo influire anche sulla tenuta difensiva della Dispoli? Assolutamente sì, è il capitano della squadra, quello di maggiore esperienza. Io non l'ho detto poco fa perché non mi piace ripeterlo, ma ieri non c'era solo Castelletti. Ormai passa quasi inosservato contare tutti gli elementi che mancano ogni domenica. Ma ieri, oltre a Castelletti, non c'erano nemmeno Carr, non c'era Marvelli che è entrato poi in gara in corso. Bevacqua, no? Pedine importanti, quindi Bevacqua, che è il nostro 95 di punta, che gioca da titolare, nonostante abbia fatto, diciamo, abbastanza bene anche le belle, quindi anche ieri mancavano 4-5 titolari e dopo un quarto d'ora si è fatto male Ventura, però non dobbiamo, diciamo, abituarci a queste cose. Ieri è stata una prestazione sottotono, anche in altre domeniche abbiamo giocato sempre con questi assenti e abbiamo fatto bene. Ieri mancavano e abbiamo fatto meno bene, ci sta. Però mi sembra che in casa soffrite molto, invece fuori casa avete un rendimento forse il migliore del girone, perché se non sbaglio avete ottenuto 5 vittorie consecutive, mentre in casa questa è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con Rieti. Sì, sono due sconfitte completamente differenti, però è vero, sì, un ruolino completamente diverso tra quello, tra le partite giocate in casa e quelle. Però neanche lì mi va di appigliarmi sempre allo stesso discorso, che naturalmente il Mariscotti, col tipo di gioco che facciamo, palla a terra, non ci favorisce. Ieri, nell'occasione che dicevo poco fa di Bacchi, una palla in movimento, allora una palla che arriva su un terreno sconnesso, si vedeva che era, diciamo, aveva un movimento strano, dei rimbalzi strani, quindi è un terreno che quello per Marescotti che non favorisce naturalmente. Però non deve diventare un alibi quello, dobbiamo cercare di iniziare a fare punti anche in casa.
Indubbiamente sì, ecco, sono d'accordo con te, ma avevamo già parlato pure la scorsa settimana del discorso del Marescotti. E secondo il mio punto di vista, proprio la sconfitta di ieri, poi è, diciamo così, è collimata con due successi esterni delle due formazioni che sono in testa alla classifica, il Novo Santa Maria de Bole e Real Pomezia, che hanno vinto entrambi in trasferta, chi col Tarquinia e l'altra con il Montefiascone. Forse se fossero stati un paio di pareggi o al limite un risultato negativo, la classifica sarebbe stata migliore per voi, no? Sì, beh sì, anche la stessa partita che abbiamo perso con i Chievi, dove strameritavamo almeno un punto, anche con il Montecelio, una delle prime partite del campionato, abbiamo perso, è una partita che anche lì non meritavamo, però adesso ormai sono passate, certo, potevamo avere qualche punto in più, e secondo me, ma non per ripeterlo ancora una volta, il Marescotti qualcosa ci ha tolto, però non vorrei che poi questo per i ragazzi possa divenire appunto una scusante. Noi dobbiamo cercare di far punti anche nel nostro fortino, come lo dico, no, lo definisco io, quello del Marescotti. Quindi ripeto, dobbiamo cercare di fare meglio nelle partite casalinghe, ma soprattutto, ecco, speriamo di recuperare al più presto Castelletti, Carra, giocatori per noi troppo troppo importanti. Sicuramente arriveranno, ritornerai in apposta e poi soprattutto non vi toccheranno sempre formazioni di alto livello, insomma via, ci saranno anche le squadre, diciamo così, forse più abbordabili, no? Per consentirvi di ottenere i punti necessari. Grazie Nista del tuo intervento, ti ringraziamo sempre molto cortese da parte tua. Grazie a voi e buon lavoro. Anche a Arrivederci, lei, arrivederci. arrivederci. Bene, Grazie. rientriamo in studio, lasciamo così la promozione. E parliamo di eccellenza, Eccellente. parliamo invece di promozione. Ieri non è stata una giornata particolarmente positiva per il Santa Maniella e come sapete è stata battuta per 3-0 sul campo del Pescatori Ostia. Viaggia invece a 1000 la formazione del Cerveteri che vincendo sul campo di Fiumicino, della città di Fiumicino si è portata in vetta alla classifica. Pareggio invece per il Tolfa, un pareggio chiaramente esterno, se non sbaglio, che gli consente quantomeno di Palocco. fermare, esatto, col Palocco oltretutto era una delle capoliste fino a un paio di domeniche fa, e di migliorare leggermente la sua posizione in classifica. Ma vediamo per intero i risultati e poi vedremo anche la classifica. Casalotti Lido de Pini 3-0, Città di Fiumicino Cerveteri 0-2, Compagnia Portuale Civitavecchia Ostia Antica 2-1, Focene Fiumicino Calcio 2-0, Maccarese Borgoflora 3-1, Nettuno Montespaccato 1-0, Olimpia Dilettanti Falasche 2-3, Palocco Tolfa 0-0, Pescatori Ostia Santa Marinella 3-0. Per cui la classifica, vediamo il Cerveteri in testa con 24 punti, Compagnia Portuale Palocco e Nettuno 23, Lido de Pini 19, Falasche, Montespaccato e Focene 18, Santa Marinella e Casalotti 16, Olimpia e Maccarese 15, Pescatori 14, Città di Fiumicino 13, Ostia Antica 11, Tolfa 9, Borgoflora 8 e Fiumicino 4. Allora, cominciamo ovviamente dalla compagnia portuale perché per il Cerveteri avremo in collegamento telefonico l'attaccante, il bomber della squadra Mirko Bentivoglio. Per quello che riguarda il Santa Marinella, poi vedremo immagini della partita giocata appunto con il Pescatori Ostia alle interviste realizzata dal collega Meglio. E parliamo invece dicevo, della compagnia portuale Meglio, che comunque dopo questo successo ottenuto ieri, chiaramente si porta al secondo posto in classifica. Una posizione secondo me invidiabile, no? Sì, sicuramente, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, che la compagnia portuale ha un impianto di gioco, una rosa molto valida, e come ho avuto già modo di dire, secondo me se la giocherà fino in fondo per vincere il campionato, con lo stesso Cerveteri e con qualche altra outsider, ma secondo me il Cerveteri rimane sempre la favorita numero uno. E l'ha dimostrato anche ieri andando a vincere con autorità e autorevolezza sul campo di città di Fiumicino. Tornando alla compagnia portuale, c'è da dire che la vittoria porta la firma di Gianni Braccini, autore di una bella doppietta, questo giocatore che non tramonta mai, ormai ha 36-37 anni, però i suoi gol li fa sempre, quindi ieri ha trascinato
con questa bella doppietta la sua squadra alla vittoria. Oh, abbiamo detto del buon pareggio ottenuto dal Tolfa sul campo del Palocco, no? È un Palocco che chiaramente anch'esso è al secondo posto in classifica, un bel pareggio, secondo il mio punto di vista, che galvanizza l'ambiente collinare che era, diciamo così, depresso dai risultati negativi conseguiti. È un ottimo pareggio, il campo del Palocco è un campo difficilissimo, cioè, avevamo visto un paio di settimane fa, 2 o 3 settimane fa, anche il Santa Marinella che aveva perso proprio su quel campo. È un buon pareggio per il Tolfa che fa tornare un po' di serenità, un po' di entusiasmo nell'ambiente e poi dobbiamo ricordare che mercoledì dopodomani ci sarà il recupero proprio allo Scoponi contro il Nettuno e quindi può anche del Nettuno, è una delle formazioni che naviga nelle zone alte di classifica. Il Tolfa, se farà risultato anche con Nettuno, può trovare ulteriore spinta per rilanciarsi in classifica. E poi domenica prossima avrà ancora una partita casalinga col Città di Fiumicino e quindi con queste due partite potrebbe veramente rilanciarsi. Indubbiamente sì. Per quello che riguarda invece il rilancio c'è stato proprio quello del Cervetri, no? Dicevamo appunto prima che proprio grazie alla vittoria ottenuta sul Città di Fiumicino ha conquistato questo primo posto in classifica. Diciamo che sta diventando un po' una squadra dei record, se non sbaglio già la terza, quarta vittoria consecutiva e soprattutto stanno segnando moltissimo gli attaccanti, che grazie a loro naturalmente si ottiene questi risultati. Sì, anche ieri è andato a segno Mirko Bentivoglio, che dovremmo avere al telefono fra poco, che ha raggiunto quota 10 nella classifica dei marcatori insieme a quota 10 c'è anche il suo gemello Dirli. Virli. Ieri è andato in gol anche il giovanissimo Paraschiv, un ragazzo del 94, anche lui molto, molto promettente. E quindi il Cervetri, ripeto, si candida autorevolmente come la squadra più la squadra candidata Titolata, più certamente. titolata sia sì, a vincere il campionato. Indubbiamente questo lo chiederemo adesso, proprio in questo momento, lo chiediamo a Mirko Bentivoglio che è in collegamento con noi. Pronto Mirko? Buonasera a tutti. Ciao Ciao Mirko, Mirko. allora, grande stagione per il Cervetri dopo quella deludente del passato anno che vi ha visto naturalmente uscire di gioco nello spareggio, come tu ricorderai, perché ne sei stato un protagonista. È cambiato tutto nell'arco di un mese. Che è successo? Niente, siamo riusciti a mettere da parte quella brutta pagina dello scorso anno, abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato qualche giocatore e siamo riusciti a fare questa bella partenza in campionato, diciamo. Poi è cambiato anche l'attacco, mi sembra, perché tu insieme a Virli avete realizzato in due 20 gol. Questo credo che sia proprio il segreto di questa squadra, no? Sì, diciamo che è una delle componenti della squadra, anche perché, Andrea, sì, come hai detto tu, abbiamo fatto 20 gol e siamo, diciamo, il miglior attacco del Del girone, quindi girone. anche merito nostro. Però non dobbiamo, cioè, la difesa nostra, che credo sia la seconda miglior difesa, quindi anche merito la nostra difesa. E comunque poi è tutta la squadra e al mister che comunque ci manda in campo. Ecco Mirko, hai detto giustamente che c'è il miglior attacco del girone con 33 reti realizzate e la seconda difesa con 10 reti ha fatto meglio di voi, solo il Nettuno che ne ha incassate appena 5. Ecco, mi sembra da questi numeri che avete un equilibrio di squadra notevole, quindi secondo me siete la formazione candidata a vincere il campionato. I numeri diciamo che stanno dalla nostra parte e speriamo di continuare così perché il campionato è lungo, anche quest'anno ci saranno addirittura due partite perché c'è quella natalizia, poi ce ne sarà un'altra a gennaio, quindi noi puntiamo ad arrivare a primavera, diciamo, stare nelle zone alte per poi giocarci tutto alla fine perché il campionato credo si deciderà alla fine, non vedo una formazione superiore alle altre. Ecco, secondo te quali sono le formazioni più attrezzate, naturalmente oltre a voi, per vincere il campionato? La squadra che a me ha impressionato di più, che tra l'altro abbiamo anche battuto, è stato il Lido dei Pini, che noi abbiamo Esatto, visto vero.
ci ha messo parecchie difficoltà. Poi ultimamente anche con il Monte Spaccato abbiamo giocato con la compagnia in Coppa, e abbiamo visto che anche la compagnia dirà la sua fino alla fine. Quindi queste sono, è lo stesso Nettuno che comunque con la partita da recuperare è potenzialmente la prima classifica, diciamo. Indubbiamente sì, e dicevo appunto, poi ritornando un pochettino al Cervedri, e dico te, proprio nonostante più vanno avanti il tempo, più avanti l'età naturalmente, e più riesci a dare il meglio di te stesso, insomma. E dopo tanti trascorsi, ovviamente anche nel Santa Marinella, eccetera, sei riuscito a trovare sicuramente la tua quadratura in una società che ambisce sicuramente a qualcosa di concreto. Ecco, quanto conta proprio l'affetto societario anche per un giocatore come te, alla ricerca ovviamente sempre del gol e della vittoria? Beh, sicuramente Cervedri è una grande piazza, la società è ambiziosa, però insomma ci dice di restare con i piedi per terra, di pensare domenica come dopo domenica. Per quanto riguarda la mia situazione, diciamo che anche il campo a me è di Cervedri, che praticamente è un biliardo, aiuta sicuramente, e per noi attaccanti diciamo è più facile giocare su un prato così, diciamo, sintetico, che permette di esprimerci al meglio. Ecco Mirko, quali sono stati secondo te i giocatori che vi hanno fatto fare il salto di qualità rispetto all'anno scorso? Beh, indubbiamente Di Chiara, Diego, che ha avuto un passato tra i professionisti, è uno di quelli che ci ha fatto sicuramente fare il salto di categoria, ma diciamo che gli acquisti che abbiamo fatto sono stati tutti mirati e presi nei ruoli giusti, dove avevamo delle debolezze lo scorso anno. Quest'anno siamo riusciti a rattoppare questa situazione, a rattoppare con giocatori di qualità come lo stesso Torroni, altro centrocampista, compagno di reparto Andrea, che abbiamo fatto, ho detto, 20 gol, e poi anche dietro in difesa che abbiamo preso Valerio Speziale. Va bene, ringraziamo Mirko del tuo intervento, tanti auguri ovviamente per il tuo futuro e soprattutto per quello del Cervedri. Credo che sì, posto così è saltato il collegamento, comunque eravamo proprio in fase di chiusura. E noi continuiamo ovviamente per quello che riguarda la promozione, parlando del Santa Marinella, meglio due battute sulla partita di ieri, poi lasceremo parlare ovviamente le immagini e le interviste. Ma che dire della partita di ieri? È una partita che è cominciata male per il Santa Marinella ed è finita peggio, che è cominciata con le assenze pesanti, pesantissime, quelle di De Santis, sì. Infatti abbiamo visto poi cosa è successo nel reparto difensivo, e poi è continuata con quelle dell'ultima ora di Orchi e di Pesci, entrambi febbricitanti. Poi durante il riscaldamento anche Gallinari ha avuto un problema muscolare e quindi ha dovuto alzare bandiera bianca, e infine verso la fine del primo tempo si è fatto male anche Pallassini, e quindi il quadro è completo. Per quanto riguarda la partita, la vittoria dei padroni di casa, del Pescatori Ostia, che era, ricordiamo, guidato da una vecchia conoscenza come Guido Rossi, che ha giocato diversi anni nel Santa Marinella. Lo vediamo adesso primo piano, sì. Nell'immagine con la maglia bianca. E niente, diciamo che il successo dei Pescatori Ostia è meritato, non fa una grinza. E Santa Marinella purtroppo fuori casa denota una preoccupante involuzione, come dire, non si ritrova proprio a giocare fuori casa, non si esprime al meglio, si esprime veramente al meglio. Infatti in 6 gare disputate ne ha perse ben 4, ne ha pareggiata una e ha vinto solo col Fiumicino, che il Fiumicino è la cenerentola del campionato, ha fatto soltanto 4 punti, quindi un rendimento esterno molto ma molto negativo, e deve migliorare questo rendimento in trasferta, perché altrimenti saranno guai. Ecco, però dobbiamo dirlo, in effetti tu l'hai citato anche prima, mancavano 3 giocatori importantissimi e poi si è infortunato un quarto ovviamente, che poteva cambiare anche l'assetto tattico
di quella squadra. E ovviamente queste affenze, meglio, sono sicuramente gravi. Forse vediamo anche, pensavo di vedere il gol realizzato proprio al terzo minuto dalla squadra del Pescatori. Ecco, ieri è mancato qualche cosa sicuramente in difesa, insomma, secondo il mio punto di vista. Eh sì, come dicevo prima, l'assenza del Santanella non può prescindere da De Sanctis. Quando manca lui si vede subito che la squadra va in difficoltà in difesa, anche ieri infatti si è visto. Purtroppo i ricambi non sono all'altezza della situazione. Poi un giocatore come De Sanctis con la sua esperienza Non si facilmente non si sostituisce sostituisce ovviamente, facilmente ma non si e quindi sostituiscono neanche giocatori come Pesci e come Orchi, è come penso, no? Orchi, sì, infatti anche in attacco il Santanella non è che ha fatto grandissime cose, ha avuto un paio di occasioni con Braccini e con Ferro, ma per il resto non si è visto questo gioco, anche con quel campo, come si vede nell'immagine, che era ridotto veramente Ad un pantano, in sì. brutte condizioni. Sì, indubbiamente sì, però dobbiamo dirlo, forse ci sarebbe aspettato qualcosina di più da quei giocatori più esperti, insomma, no? Parliamo anche di Pallassini, insomma, no? Sì, Pallassini finché è stato in campo si è impegnato molto, ha fatto anche diversi errori, poi è dovuto uscire perché è stato colpito duro al ginocchio e quindi ha dovuto abbandonare la scena. Però diciamo che anche altri giocatori, ecco questo è il gol, ecco sì, è il primo gol realizzato da Lodi, un giocatore che ha una certa età ma è stato anche ieri tra i migliori in campo. E quindi per il Santanella, dopo questo gol, che l'ha subito subito dopo 3 minuti, 3 minuti, sì. si è fatta la partita, si è fatta subito in salita ed è stato difficile recuperare. Indubbiamente sì. Allora, prego la regia di mandare in onda le interviste che abbiamo realizzato proprio al termine dell'incontro. Intervista con anche l'allenatore del Santa Marinella, l'allenatore anche della formazione Lidense. Della partita di oggi tra Pescatori e Santa Marinella, conclusasi con una netta vittoria del Pescatori Ostia per 3-0. Allora, De Santi, come hai vista la partita da fuori? Ma la partita purtroppo oggi non si è giocata a calcio, il campo è stato impraticabile e comunque loro hanno messo qualcosa in più, indubbiamente. Noi abbiamo fatto la nostra partita anche se è andata male, su questo campo ci vuole qualcosa in più, secondo me. Sotto l'aspetto caratteriale. Sono d'accordo, però penso che si siano sentite nella vostra squadra le assenze tua, anche di Pesci, poi è uscito anche Pallassini, si è fatto male, anche Gallinari nell'escaldamento ha avuto un riacutizzarsi del problema muscolare, quindi la partita diciamo che è cominciata male, per voi è finita peggio. Sì, mancava anche Orchi che ha l'influenza. Purtroppo sì, una mano in più potevamo dare, anche se i ragazzi che hanno giocato non hanno demeritato. A mio avviso è sotto più l'aspetto mentale che tecnico o tattico, perché su un campo del genere va messa tutta la grinta possibile e questo è venuto a mancare a noi. Ecco, però ci è sembrato che i giocatori del Pescatori Ossi, ecco, come hai detto giustamente te, ci hanno messo molta più determinazione e grinta. Vincevano sempre i contrasti, arrivavano prima sulla palla. E certo, appunto come dicevo, bisogna lavorare più che altro mentalmente, capire che la partita dura 90 minuti, lottare su ogni pallone, poi specialmente quando giochi in questi campi impraticabili, la differenza la fa chi ha più voglia e chi mette più carattere in campo. Ecco, non riuscite a fare praticamente due risultati positivi di seguito. Domenica avete vinto in casa e oggi avete di nuovo perso. Insomma, da che dipende secondo te? Questo è un campionato abbastanza equilibrato comunque, a parte il Nettuno con il Cervetri che stanno facendo ottimi risultati, è un campionato livellato. Una domenica puoi vincere, l'altra puoi perdere, comunque incontri squadre che si eguagliano più o meno, poi chi mette qualcosa in più giustamente vince la partita. E domenica prossima avrete il derby con la Compagnia Portuale. Ecco, arrivate a questa partita non certo in grandi condizioni, soprattutto sotto il profilo psicologico.
Ma no, una sconfitta ci può stare. L'importante è ripartire da martedì in allenamento, capire gli errori che si sono fatti, migliorare mentalmente, e penso che domenica andremo in campo e daremo il massimo, anche perché è un derby molto sentito e la CPC sta facendo molto bene e noi vogliamo a tutti i costi vincere e fare un risultato positivo. Siamo con una vecchia conoscenza di Santa Marinella, ha giocato per diversi anni col Santa Marinella, Guido Rossi, ed ora allena il Pescatori Ostia. Allora Guido, oggi avete vinto questa partita abbastanza nettamente, ti aspettavi una partita del genere? Ma diciamo che per noi era molto importante fare il risultato, perché la situazione di classifica chiaramente era un po' di difficoltà. Abbiamo iniziato bene, sapevamo il valore della squadra del Santa Marinella, però essendo partiti molto bene poi ci si è messa un pochettino in discesa. Quindi poi tutto sommato, insomma, siamo partiti bene, quindi creando molto, e sono contento di quello che ha fatto la squadra. Ecco, ti aspettavi un Santa Marinella, insomma, così un po' remissivo, una squadra che è sembrata molto al di sotto delle sue possibilità? Ma sai, ogni partita va interpretata in maniera diversa. Qui il campo, anche se so che pure loro non è particolarmente bello, però qui non si gioca poco a calcio, si aggredisce molto, e quindi noi, conoscendolo un po' di più, siamo stati un po' più aggressivi e quindi abbiamo ottenuto un meritatamente risultato, credo di dire. Ecco, hai dei giocatori come Lodi che ora molti anni che calca i campi di calcio, e si è rivelato ancora una volta decisivo per voi. Beh, Cristian diciamo che non vuole smettere, c'ha tenacia e ancora si allena bene, quindi riesce a trovare il suo spazio e anche a fare qualche gol, che per noi è molto importante. Ecco, qual è il vostro obiettivo stagionale? Ma diciamo che la società, chiaramente abbiamo sempre parlato di una salvezza tranquilla, che è la prima cosa che dobbiamo ottenere. Poi siamo partiti in una maniera veramente negativa, stiamo cercando di raddrizzare un pochettino la situazione di classifica, che era diventata deficitaria, quindi per noi è importante continuare partita su partita. Gabriele Dominici, analizziamo un po' questa partita che diciamo è cominciata male per voi, con diversi giocatori fuori causa per vari motivi, ed è finita peggio. Vabbè, chi stava fuori diceva la febbre, non è un problema. Chi è entrato in campo ha dato, però alla fine abbiamo visto il risultato 3-0 per i Pescatori, il merito ai Pescatori. Noi non è, oggi abbiamo giocato, però abbiamo giocato diciamo a un 50%. Ma secondo te questo campo così allentato vi ha danneggiato? Ma ha danneggiato a noi oppure a loro, però loro sono riusciti a fare gol, 3, noi neanche uno, non so scuse da vedere, diciamo. Il campo era per noi e per loro. Loro sono stati più concentrati, più determinati, più cattivi calcisticamente. Noi invece un po' di meno. C'era chi era concentrato e chi no. Però apposta la partita è finita 3-0 per i Pescatori. Ecco, ci è sembrato che ancora una volta l'assenza del capitano De Santis in difesa si è fatta sentire parecchio, perché abbiamo visto molti errori da parte dei tuoi difensori in occasione dei gol. Del Pescatore, vabbè, mo due volte è mancato il capitano, due volte abbiamo perso con punteggio un po' alto, se le carte dicono questo così, però dico, oggi era anche un po' fangoso, diciamo, perché se andiamo a vedere i sbagli sono venuti, non sbagli tecnici, sbagli proprio per fango, diciamo, si è scivolato perché c'era la fanga, però non è che non hai giocato con gli scarpini di gomma, hai giocato con gli scarpini di ferro, però cascai ugualmente, non è una scusa, però ecco, non è perché mancava il capitano, loro non hanno giocato, però i risultati danno questo qui, se manca il capitano c'è qualcosa che non va. Ecco, parlando dopo la partita, diciamo, rifareste le stesse scelte che hai fatto? Con quei giocatori sì, non potrei fare altro. Forse Galli poteva giocare pure dall'inizio, no? Ma per giocare Galli dall'inizio doveva sempre un difensore, non lo so come, per me va bene così, no? Non lo so, non ti posso rispondere perché adesso è il 90esimo, il problema non è Galli, cosa, sono i fuori quota, tu mettevo i fuori quota, tutto lì. Ecco, domenica prossima avrete il derby con la Compagnia Portuale, anche oggi sembra che abbia vinto. Ecco, vi presentate a questa partita con un po' di problemi, diciamo, soprattutto morali dopo questa brutta sconfitta, e anche con Pallassini che penso non giocherà perché si è infortunato, mi pare, al ginocchio sinistro.
Vabbè, questo ne vedremo la prossima settimana. Da martedì vediamo come vanno le cose, però va bene, abbiamo una rosa dei 22 giocatori, penso che 11 giocatori in campo scendono domenica il derby con i portuali. Poi il campo ci darà una situazione giusta, o per noi o per loro. Bene, eccoci di nuovo in studio. Allora, con questa ampia pagina di promozioni chiudiamo per questa categoria, passiamo alla prima categoria, subito la regia e la schermata dei risultati e della classifica, per favore, e la vediamo insieme. Airone Ardea indomina Pomezia 2-2, Aranova Team Florida 1-1, Borgo Massimina Virtus Ladispoli 1-2, Cere Real Marconi Anzio 2-0, Dragona Centrogiano 4-1, Santa Severa Città di Pomezia 1-0, Tordecenci Allumiere 4-1, Uni Pomezia e Passo Scuro 3-1. Per una classifica che vede in testa l'Uni Pomezia Virtus e la Team Florida con 22 punti, Dragona 18, Santa Severa 17, Airone Ardea e Passoscuro 15, Allumiere 12, Aranova 11, Indopina Pomezia 9, Virtus Ladispoli 8, Real Marconi, Tordecenci, Città di Pomezia e Cere 7, Borgo Massimina 6, chiude il Centrogiano con un punto. Allora, meglio, un commento rapido su questo girone e soprattutto per le squadre del nostro bacino di utenza. Sì, diciamo che il Santa Severa con queste due vittorie ottenute in 4 giorni, mercoledì nel recupero con l'Allumiere e appunto ieri con questo successo di misura, si è rilanciato in classifica ed ora può veramente sognare, insomma. Quindi è una classifica che adesso si fa sicuramente migliore per la formazione di Nello Savino, e che può guardare veramente con fiducia e ottimismo al futuro. Per quanto riguarda la Lumiere, invece, dopo una partenza lanciata che l'ha vista anche in testa della classifica, la formazione di Brunori sta accusando dei colpi a vuoto ed ora è scesa un po' in classifica, si trova in una posizione del sesto posto, infatti, della classifica. Per quello che riguarda invece le formazioni del nostro bacino di utenza, per quanto riguarda diciamo il Cere, che è una formazione di Cerveteri, si trova, come vedete, al terzultimo posto e quindi non sta disputando certamente un campionato di alto livello, mentre il Virtus Ladispoli sta rilanciando dopo un avvio molto difficile, molto stentato, ed ora sta risalendo la china dalla classifica e si trova ora 8 punti, quindi sta risalendo, come dicevo. Bene, lasciamo la prima e passiamo alla seconda categoria. Anche qua vediamo la schermata dei risultati. Cerveteri e Garbatella, DM 84 Cerveteri, Garbatella 0-0, Le Fornaci Anguillara 2-2, Leonina Sport Atletico Casalotti 0-2, Pian Due Torri e Eurtre Fontane non disputata, Real Boccea Palidoro 4-3, Santa Marinellese San Pio X 0-0, Vis Bracciano Polisportivo Ostiense 5-1. Guardiamo quindi la classifica che vede in testa l'Anguillara con 19 punti, Vigne 9 18, Santa Marinellese 17, Atletico Casalotti 14, Garbatella 11, San Pio X, Le Fornaci e Eurtre Fontane 9, Real Boccea 8, Palidoro e Bracciano con 7, Ostiense, Cerveteri 5, Pian Due Torri e Leonina Sport 4. A te, meglio, il commento su questo girone. Ah, diciamo che ieri era in programma il derby tra Santa Marinellese e San Pio, e la Santa Marinellese, pareggiando per 0-0, ha perso una grossa occasione per installarsi in testa alla classifica. Infatti ora la vediamo che si trova a 2 punti dall'Anguillare, che è capolista. E ieri la formazione di Concetti ce l'ha messa tutta per cercare di prendere questi 3 punti, ma la formazione Civitè Chiese si è difesa molto bene ed è riuscita a rimediare questo punticino che la fa stare in una posizione buonissima di classifica a quota 9. Ecco, un'ultima battuta sulla Santa Marinellese, meglio, 17 punti, ha pareggiato anche l'Anguillara, è sempre un testa a testa tra queste due squadre, e se non sbaglio ieri Vigneronova ha riposato, esatto. Eh sì, da come si vede dalla classifica, penso che queste tre squadre
possano giocarsi la vittoria finale fino in fondo. Sono tre formazioni che praticamente si equivalgono, anche se la Santemiranellese ha perso proprio lo scontro diretto qualche settimana fa in casa proprio contro l'Anguillara. Indubbiamente sì. Bene, chiudiamo qui questa prima parte della trasmissione. Ora la linea allergia per alcuni consigli pubblicitari, poi in studio con voi Riccardo Valentini che vi parlerà del campionato di Serie D. Arrivederci a tutti.